Ciao ragazzi, benvenuti alla 86esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Oh, allora, siamo arrivati al primo decade di luglio. Prima decade di luglio dovevo fertilizzare i campi 6 e il campo 4 bis, chiamiamolo così, quello che abbiamo creato disboscando, che sono seminati il 6, mi sembra che è a mais, e il 4 bis a soia. Allora, vanno fertilizzati e vediamo un attimo. Ah, e abbiamo l'avena pronta. Abbiamo l'avena pronta da raccogliere con la paglia. Allora, sono andato. La scorsa puntata ho fatto la figuraccia, diciamo così, del letame, che volevo sletamare i campi, ma alla fine ho sletamato i vigneti, visto che lo spandiletame era quello per il vigneto. Poi sono andato al consorzio agrario a procurarmi dei bancali di fertilizzante, l'Eco 17, eccolo qua, un bancale ce l'ho qua, altri tre bancali li ho messi qua sopra, e con del fertilizzante solido. Alla veloce rispondo anche a Cigioco, che nella scorsa puntata mi ha lasciato scritto che non era meglio usare il muletto invece che il Turbo Farmer per caricare i mezzi. Sì, effettivamente il muletto sarebbe stato comodo, ma siccome il muletto qui in farm non ce l'ho, o meglio, non ce l'ho, ce l'avrei nel capannone di là, che lo uso per le serre, per i bancali dei vari prodotti. Dovrei averlo dentro, eccolo qua, ce l'ho qua, però sinceramente mi trovo quasi meglio col Turbo Farmer qui, con la Merlo, a caricare i semi e quant'altro, perché anche con le seminatrici a volte bisogna allungare il braccio, col muletto non ci si arriva, e quindi devo anche portare questo vecchio insilato al biogas da recuperare energia, in quanto credo che qui i nuovi balloni di insilato che abbiamo fatto alcune puntate fa credo che siano pronti. Informazioni sul campo: insilato 3500 litri, infatti sono diventati i balloni, sono diventati insilato, hanno fermentato, hanno fatto il loro processo di fermentazione, quindi sono pronti per essere utilizzati. Quindi questi, che sono i balloni dell'anno scorso, li possiamo portare al biogas. Ma andiamo per ordine. Allora, iniziamo a caricare il fertilizzante. In teoria basta che gli vado sopra, esatto, è già pieno? No, non mi sembra pieno. Dice che è calato un po' il lavoro qui. Adesso, ecco che sono spariti i sacchi, perfetto. Lì abbiamo il nostro span di fertilizzante della Kubota, che è pieno. Saltiamo sul 670, accendiamo, che se accendiamo allora è meglio. E andiamo a dare una fertilizzata al campo di mais. Iniziamo col campo di mais e dopo ci trasferiremo al campo di soia. Allora, nel tragitto, come sempre, come consuetudine, sapete che a me piace salutare e ringraziare gli amici che hanno lasciato un commento sotto la puntata precedente. Quindi ho già nominato Cigioco. E poi abbiamo anche gli amici Luca Minonzio, Simone Sivori, Giovanni Gentile e Giampaolo Zanutto. Ciao ragazzi, grazie per il vostro commento, sono sempre felice di leggervi sotto le puntate. Oh, qui abbiamo l'avena cresciuta, pronta da trebbiare. La trebbia l'abbiamo a noleggio, abbiamo la laver da autolivellante a noleggio dal negozio, l'abbiamo già usata per
trebbiare l'orzo, mi sembra, sì, l'orzo era. Quindi l'abbiamo in farm comoda comoda. Allora, qui intanto il 670 arranca, è un po' tirato per il collo il trattorino qui, però va benissimo per la vecchia Italia, va benissimo questo trattore qua. Ah, oh, dai che ci siamo quasi. Allora, qua a sinistra abbiamo il nostro vigneto con le api, lì l'alveare. Qui ci sono, c'è il vigneto e qui abbiamo il campo di mais. Allora, iniziamo dalla parte alta e andiamo a dare una fertilizzata. Allora, intanto che inizio, come avete visto settimana scorsa, settimana di Ferragosto, ci siamo presi una settimana di stop con gli Agricolarum sul nostro canale YouTube. Abbiamo preso una settimana di vacanza, intanto sto pestando allegramente le file invece che passare nei solchi, che magari è meglio. Vediamo se sto fertilizzando più che altro, non venga fuori che sto facendo un passaggio a vuoto. Sì, ottimo. Ci siamo presi una settimana, la settimana di Ferragosto, di stop, almeno una settimana all'anno di vacanza ce la concediamo. In questa settimana abbiamo, verso il 10 di agosto, abbiamo festeggiato come Coop Agricolarum anche i 7 anni di attività. Abbiamo aperto intorno al 10 di agosto del 2017, quindi sono 7 anni che la Coop Agricolarum, il gruppo della Coop Agricolarum, si è formato e ci troviamo a giocare insieme in compagnia, quindi è tanta roba, si è formato un gran bel gruppo. E in più, ho visto proprio l'altro giorno, siamo arrivati, ho preso la discesa, siamo arrivati col nostro canale YouTube ai 1200 iscritti, abbiamo superato i 1200 iscritti, quindi grazie a tutti, grazie per il vostro supporto, grazie per le vostre iscrizioni. E chi non l'ha ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube Coop Agricolarum. Sapete, chi non lo sa, perché per i nuovi magari non lo sanno, noi non abbiamo mai chiesto nulla, non abbiamo mai chiesto donazioni, non abbiamo mai chiesto iscrizioni, chiediamo solo di mettere no, l'iscrizione sì, la chiediamo, è l'abbonamento che non abbiamo mai chiesto, non abbiamo mai chiesto abbonamenti, non abbiamo mai chiesto donazioni né nulla, noi lo facciamo a tempo perso solo per la voglia di giocare. Allora io vado avanti con la fertilizzazione e ci sentiamo tra poco, perché sennò qua, come sempre, Centalin continua a parlare, non si ferma mai. A fra poco. Oh, rieccoci, ho appena finito di fertilizzare anche la nostra soia, che tra l'altro qui ha le piantine che sono piantate fuori dal terreno praticamente, le piantine galleggianti, va bene così, dai. Qui invece sono, sono appena piantate sotto terra, ma va bene. Allora, finito di fertilizzare il super campo di mais, l'altro campo di soia, e in teoria adesso i nostri campi sono fertilizzati tutti. Ci sarebbe da fertilizzare il campo 8 e il campo 3, che sono quelli a patate, che però non sono nostri, ma sono del consorzio agrario, e se ci chiede di fertilizzarglielo glielo fertilizziamo, e se no esarangit. Allora, saltiamo sul nostro trattore. Beh, sono tornato anche in farm un paio di volte
a riempire un paio, due o tre volte, ho consumato un bancale, ho finito il bancale di fertilizzante, ne ho consumato un altro intero e mi sono avanzati questi 169 litri di fertilizzante granulare. Allora, intanto parcheggiamo il 670, dopo dovrei dare un'occhiata veloce al tablet per controllare i nostri animali. Qui abbiamo le galline, lì intanto si stanno preparando i bancali di miele. Allora lo lasciamo qua così, che dopo andremo a dargli una lavata, una sistemata a sto trattore. Abbassiamo lo span di fertilizzante, ok. Allora, qui sotto abbiamo i bancali di miele, eccoli qua, i nostri bancali di miele. Qui uova geneminga, sì, qui da mangiare ne hanno, ah, sono quasi tutti pulcini. Abbiamo due galli, tre galline e tutto pulcini. Queste sono le uova, anche qua dei pio pio. Ah no, qui abbiamo un po' più di galline. E abbiamo un bancale intero e qualcosina di uova. Uova che in teoria ci potrebbero servire al panificio per fare le torte. Ma allora andiamo a vedere. Qui all'alpeggio abbiamo le nostre vacche. 6 mesi, 9 mesi. Sono alla riproduzione all'80%, quindi tra un po' dovrebbero nascere 549 mucche. Le nostre pecore all'alpeggio da mangiare ne hanno. Qui razione mista nei nostri 4 torelli che abbiamo tenuto in farm ne hanno da mangiare. Ne hanno, consumano 1000 litri al giorno, ne hanno più di 10.000. Qui abbiamo i nostri tori a 6 mesi e a un mese, li vendiamo a 12 mesi. Ecco che qui dovremmo dargli da mangiare. Qui abbiamo le nostre gallinelle, ne hanno, abbiamo visto le pecore a casa anche. I maiali saranno a secco per forza come sempre, e invece i cavalli sono a posto, gli manca la cavalcata giornaliera. Allora, io direi che prendo la trebbia, comincio a trebbiare l'avena e dopo, quando passo, tanto andiamo a trebbiare il campo 5 qua, che è proprio sotto la stalla dei maiali. Quando sono da queste parti faccio su una scappata a piedi per dare da mangiare anche ai maiali. Sapevo cosa dovevo dire, ma non mi veniva da dirlo. Allora, intanto qua la nostra Laverda col suo carrello, bella sporca. Riusciremo, in teoria dobbiamo, ce la facciamo con sta trebbia che sterza dietro. Non sono abituato. Ci possiamo lì col carrello? Sì, perfetto. Allora, adesso tutto sta a capire dove parcheggiare sto carrello. Lo mettiamo su in cima, dai, perché questo carrello è quello che si gira per darmi la possibilità di, eccolo, per darmi la possibilità di agganciare la lama. Ok, boh, lo lasciamo qua così. Sganciamo. E andiamo ad agganciarci la lama. Intanto sull'angolo, una volta sono passato, ho tagliato allegramente l'angolo del campo, pestando tutto. Vi faccio vedere che gioco anche con la distruzione del raccolto, come è giusto che sia. Allora, attacchiamo. Dio, tubi non ce ne sono. Allora, apriamo, così vedete che quando apre butta sul sedere.
così si butta tutta di traverso e iniziamo la trebbiatura dell'avena. Perfetto, guardalo lì, ottimo, vediamo se sputa la paglia. Perfetto, paglia sia, ottimo. Ok, quindi prima decade di luglio, bel tempo, 24 gradi di temperatura massima, andiamo in trebbiatura di avena. Beh, logicamente facciamo la paglia, che la porteremo a casa, che abbiamo fame di paglia. A parte che abbiamo portato a casa tutta quella dell'orzo che abbiamo trebbiato, quindi già ne abbiamo un pochina, però ce ne serve perché gli animali cominciano a diventare tanti, e che i maiali, la stalla dei maiali, la paglia non me la prende, non capisco come mai, non sono mai riuscito a dare la paglia in quella stalla lì, una mod, però oramai quella ho e quella mi tengo. E in questi giorni ci sono state anche delle novità di Farming 25, ma sapete che delle novità che escono di Farming 25 ne parliamo come Coop Agricolarum, essendo noi partner della Giant, siamo al livello base regular, proprio il primo livello di partnership con Giant, però ci piace insomma parlare anche di delle novità di farming, e però ne parliamo, aspetta che non vado a pestare l'avena dietro, e appunto come partner ne parliamo come Coop Agricolarum assieme quando registriamo la serie polacca sulla mappa Zielonka. Quindi questa settimana, verso fine settimana, generalmente il venerdì, esce la puntata della Zielonka, serie multiplayer della Coop Agricolarum, e parleremo di queste novità che sono state rilasciate in questi giorni, insomma. Quindi faremo le nostre teorie, faremo le nostre chiacchierate sul nuovo farming in arrivo appunto al 12 di novembre. Beh, una cosa che posso dirvi tranquillamente, anche mentre parliamo adesso qua, mentre sono in single player, una cosa da non dimenticarvi: se volete aiutarci a migliorare la nostra partnership con Giant, in descrizione al video trovate i link per preordinare Farming 25 sul sito della Giant con il nostro codice partner, appunto Agricolarum, scritto tutto maiuscolo. Quindi comunque trovate il link che vi porta direttamente sul sito Giant per poter preordinare il gioco con il nostro codice partner. A voi non costa nulla. Noi anche non riceviamo nulla. L'unica cosa, se riusciamo ad arrivare a un tot di vendite di DLC o giochi, miglioriamo appunto questa partnership con Giant, e questo migliorare ci darebbe la possibilità di avere le novità, un anticipo più largo, e quindi ci darebbe la possibilità di fare dei video e delle spiegazioni più dettagliate, fatte un po' meglio. Quindi andremo a migliorare anche quello che è il nostro contributo a voi giocatori, insomma, di conoscere le novità e di capire un po' meglio le dinamiche dei DLC che escono, e in questo caso del nuovo farming che esce appunto fra alcuni mesi, 12 di novembre, vi ricordo, 12 di novembre, martedì, quel fine settimana lì, il 9 e il 10 novembre, Bologna, c'è l'EIMA di Bologna,
esposizione macchine, esposizione italiana macchine agricole, EIMA, e come Coop Agricolarum stiamo già parlando di andare a fare un giro, un'occasione per trovarci come gruppo e fare una cena e passare una giornata, sono pieno, e passare una giornata insieme in compagnia. Ok, allora intanto io qua sono pieno, ho anche pestato un po' di avena, vado a prendere il rimorchio per scaricare. Il tempo qua intanto come sempre vola, perché mentre quando si registra qua il tempo vola, quindi ne approfitto per salutarvi, ringraziarvi di aver seguito questa mia puntata della Vecchia Italia, e vi aspetto per le prossime puntate. Vi ricordo di nuovo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al nostro canale, è tutto gratis. Non costa nulla iscriversi, non chiediamo nessuna donazione, non chiediamo nessun abbonamento, e se volete preordinare Farmi 25 con il nostro codice partner, in descrizione a questo video, ma a tutti i video della Coop Agricolarum, trovate il link appunto per andare a preordinare Farmi 25. Buono. Detto questo, vi aspetto alla prossima puntata e a presto. Ciao ragazzi! Oh, guarda qua. Andiamo. Oh, che visuale avevo. Andiamo a scaricare. Là. Perfetto, guardate lì l'avena.